Sono quattro le prescelte dopo i quarti di finale che sicuramente non hanno regalato nulla di scontato. Tutte le quattro finaliste non hanno espresso nel turno precedente grande virtuosismo tattico-tecnico, ma alla fine nel calcio vale sempre la regola che chi fa almeno un gol in più continua la corsa. Tra Cassano e Supermercati K non si conteranno un gran numero di occasioni da taccuino, nonostante un 3-1 che alla fine vedrà i Granata cedere direttamente la finalissima. Dopo qualche sporadico tentativo dei gialli con Traversoni in cerca di Maggiore che giocherà una buona gara, all'ottavo minuto si mette male per Lella e Company. L'arbitro giudica falloso l'intervento del numero 6 su Criscuolo e fischia il tiro di rigore. Non è possibile, questo è il ritornello di Ambrogio Lella, sino al tiro ben piazzato di Palazzo che da capitano responsabile porta sull'1-0 i suoi. Cerca subito la reazione la K con Vasco che sgancia un sinistro da fuori che improvvisamente si abbassa sino a sfiorare la traversa di Rizzuto. L'arbitro comincia a guadagnarsi qualche mandata a quel paese da più di qualcuno in campo. Maggiore sfrutta il varco in cerca di un possibile assist verso il centro dell'area, ma alla fine decide di calciare verso la porta, ma senza pericolo per Rizzuto. Brutto ma involontario fallo di Palazzo sull'Ella con un calcione in faccia per il vice capitano che comunque si rialza. Il campo fa le sue prime vittime già dal primo tempo, che finisce senza nient'altro degno di nota. Portieri praticamente in versione spettatori. Il secondo inizia alla meglio per i gialli sotto di un gol che con Maggiore impattano sull'1-1 grazie ad un sinistro forte e preciso sotto la traversa che fa rimbalzare la sfera nel sacco. Ma per assistere ad un altro tentativo verso la porta bisogna attendere il tredicesimo con Serio che sgancia un sinistro possente che va a schiantarsi sulla traversa di Ruggeri che tenta l'arcata ma non ci arriva. Un minuto dopo, roba da non crederci. Palazzo serve a Marangi una palla d'oro per calciare a botta sicura, ma per il numero 34 il primo liscio è solo l'avvisaglia del successivo più eclatante. Qualche secondo dopo che Criscuolo, bravo ad anticipare Ruggeri, riesce da prima lui a mangiarsi il vantaggio, poi c'entra per il compagno che a 30 centimetri dalla porta sguarnita riesce a divorarsi così il 2-1. Roba da 3 anni di galera. Si fa più duro il gioco con il passare dei minuti e l'impressione che i rigori siano portata di piede per una sfida davvero avara di emozioni. Al 20° però Pasculli sponda benissimo di testa per Maggiore che non sfrutta la possibilità di calciare da ottima posizione. Ma al 24° su una palla da calcio d'angolo Ruggeri si propone in uscita con apparente presa sicura, ma gli sfugge il meloncino e ad approfittarne c'è proprio Marangi che sfrutta al meglio l'opportunità per riscattarsi dell'errore precedente, gol che praticamente manda i suoi in finale. Comunque 2 minuti dopo l'occasione per il nuovo pareggio è sulla testa di Ambrogio Lella che non salta sul perfetto assist di Pasculli. Ed allora il KO definitivo parte da un recupero centrale di Criscuolo che lancia Palazzo tutto solo anche se trattenuto da Santoro e il capitano non si smentisce confermando il suo fiuto del gol che lo renderà capocannoniere del torneo. Pallonetto misuratissimo che scavalca Ruggeri che non può nulla. Qualche scintilla sul finale ma nessuno dei 22 in campo finirà al nosocomio. Cassano in finale, Supermercati K a fare la spesa. Ancora peggio nella seconda semifinale tra Reale e Corriere Express, non solo poche ma soprattutto piccole le emozioni sotto porta, gioco davvero poco sufficiente e tentativi soprattutto dalla distanza che vedono per primo a provarci Basile con Campanella che blocca facile. All'ottavo minuto la Corriere crea sulla sinistra con Cautadella che allunga per De Vito che di gran carriera calcia verso l'area piccola dove c'è Orlando che non ci arriva. 2 minuti dopo il rigore per il Real, discutibile. Di Giuseppe calcia in cerca di Patella, Venere allunga il braccio sulla spalla del numero 11 che non può staccare da terra. Il fischio del giudice di gara non esita a farsi sentire. Penalty sul quale si porta Piero Basile, Campanella è spiazzato. Poco dopo la Corriere non sfrutta la possibilità sul piede di Orlando, ben servito da Trullo dopo un passaggio intercettato. Poco lavoro per i numeri 1. Basile si guadagna un po' di applausi per una restituzione di un fallo che non c'era e poco dopo ci riprova dalla lunga distanza ma la mira è sbagliata. Al 23° anche Di Giuseppe ci prova dal limite in posizione decentrata. Il suo destro non irresistibile per poco non si infila nell'angolo di Campanella dopo un rimbalzo birichino. Montanaro e Patella non pungono da quelle parti mentre Serio, solo allo scadere della prima frazione, deve intervenire per allontanare il pericolo. Primo tempo in cantina, secondo che sino al 10° non regala nulla, a parte un po' di noia.
Accade allora che Patella riesce ad offrire a Montanaro un ponte bellissimo col numero 7 che vince sulla Corsa Venere e si presenta tutto solo dinanzi al numero 1 della Corriere, il quale appena si abbassa vede la palla passargli da sopra e la speranza di andare in finale volar via. La partita si sblocca in questione di spazi, la Corriere molla la presa e il Real ne approfitta facendo 3-0 con Acquaro ben servito da Di Giuseppe. Campanella prova ad intercettare la palla ma viene prima superato e poi battuto dal diagonale del numero 16 in rosso. Al 20° la Corriere accorcia le distanze, il cross di De Vito dalla sinistra è calibratissimo, serio, in uscita sembra bloccare ma Orlando ci crede e gli sfila la palla con la testa per poi ribadire in rete nonostante steso. Protesta il numero 1 del Real, convinto di aver subito fallo dall'autore del 3-1 per presunta carica, ma per l'arbitro il gol è regolare, un po' inutile e alquanto eccessiva la protesta di Serio, visto che ormai il Real è in finale per il 2° anno consecutivo.